Opere d'arte sui muri, l'essenza di un'amicizia fraterna che si prende a pugni. Acrilici spray come pennelli per trasformare un semplice muro in un'immagine tridimensionale. E tutto questo nella galleria d'arte a cielo aperto della Street Factory di Eclettica di via Rochester, inaugurata pochi giorni fa. Due nisseni in giro per il mondo che con la loro vernice spray hanno trasformato la grigia parete dell'ex pista di pattinaggio in una vera e propria opera d'arte. Fist pump, il pugno contro pugno, un colpo per creare un legame che però è possibile osservare soltanto se ci si trova al centro del campo della Street Factory. Ancora un altro modo per sentirsi parte di una comunità, di un gruppo. Ringrazio i ragazzi di Eclettica che ci hanno invitato a partecipare a questa manifestazione, a questo evento. Stanno facendo veramente qualcosa di importante per Caltanissetta e per il centro della Sicilia, per la Sicilia in generale. Ieri dipingendo qui abbiamo visto, come dire, una magia, come se ci fosse una magia. Avevamo già dipinto circa 12 anni fa in questo posto, eravamo piccolini e già la pista era abbandonata, il posto era veramente in uno stato di degrado. Ritornare qua e vedere tutte quelle persone, quei ragazzi che si divertivano, che giocavano, è stata una cosa fantastica. Quindi, grandi ragazzi e bravissimi. Ci saranno altre opere, già ci sono stati degli artisti che hanno dipinto. Ha già dipinto Marco Guè, che è un ragazzo di Catania, un grande artista siciliano, uno street artist siciliano. Assieme a lui ha dipinto anche Luca, mangiatori di patate. Lui, mangiatori di patate, ha dipinto all'ingresso, diciamo, della struttura. Domenica inizierà Angelo Cresiwan, che è un carissimo amico nostro di Delhi, anche lui uno street artist in gamba, bravissimo, fa opere con l'utilizzo dello stencil. E poi boh, ci saremo, cioè, noi che completeremo l'opera che si trova qua dietro. L'opera rappresenta un po' il tipico saluto da campetto, saluto tra ragazzi, quindi il pugno. Abbiamo voluto rappresentare appunto quello che è l'incontro tra diverse persone. Nelle braccia verranno rappresentati dei graffiti con i nostri nomi, come fossero dei tatuaggi sulle nostre braccia.